io ho preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica. Iniziò così 30 anni fa l'unico vero drammatico colpo di Stato contro l'Italia e la sua economia messo in atto dall'elite sanguisuga e parassitaria, con la complicità di pezzi dello Stato, dei vertici degli enti parastatali e della Banca d'Italia. Sveglia, svegliamoci, dormienti in stato di sonno perenne. I servi del potere si vendono per quattro soldi. Il sodalizio golpista voleva ad ogni costo far fuori il picconatore per svendere prima e poi papparsi i gioielli dell'italica economia. Gli ingordi restofanti accusarono Cossiga di aver promosso, d'intesa con l'intelligence di allora, il SIFAR, diretto dal valoroso generale Giovanni De Lorenzo, medaglia al valor militare, comandante generale dei Carabinieri, nonché capo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'organizzazione segreta Gladio, all'insegna del silendo libertate servo, in silenzio proteggo la libertà. Se sono responsabile io e tutta la Democrazia Cristiana, responsabile della politica della difesa, della politica estera, della politica dei servizi segreti, della politica della contestazione e della discriminazione nei confronti dei comunisti. 662 patrioti civili vennero addestrati alla guerriglia in caso di attacco militare dell'Unione Sovietica. I comunisti, perdute le elezioni, avessero tentato un colpo di Stato. Se vi interessa, io ero armato di Sten e di bombe a mano. E allora io sono stanco, di dover far finta di difendere me stesso. Cossiga è nell'area del rinnovamento istituzionale, un'area nella quale ci siamo anche noi. Era il 1992, Cossiga liquidato, Falcone ammazzato, Scalfaro sul colle sistemato, il sorcio l'editore amato a Palazzo Chigi è atterrato. Carli, ministro già Banca Italia, alla direzione del Tesoro, Draghi ha piazzato, il naviglio Britannia al porto di Civitavecchia ha attraccato, il paese è sistemato, lo Svenditalia han preparato, ma chi c'era a bordo del Panfilo Reale? Cosa fu deciso? Faremo nomi degli ascari, dei traditori della patria che parteciparono allo Svenditalia. Alcuni sono deceduti, altri ricoprono tuttora primari ruoli istituzionali. In una nazione degna di questo nome andrebbero processati e, se ritenuti colpevoli, condannati e reclusi nelle accoglienti celle penitenziarie dell'Asinara. Dobbiamo risvegliare adesso le coscienze, adesso forse è troppo tardi. Giovani, io voglio dire però di amare la patria, di onorare la nazione, di servire la Repubblica, di credere nella libertà e di credere nel nostro paese. Che Dio protegga l'Italia, viva l'Italia, viva la Repubblica!